una lettera pastorale. Il vescovo scrive alla sua chiesa e apre il cuore. Perché una lettera che sembra appartenere a tempi diversi, oggi che la comunicazione è immediata, è spontanea, è diretta? Anche noi ne abbiamo fatto esperienza in questo tempo difficile, ci siamo fatti aiutare dalla parola, ogni giorno un pensiero sulla parola e a partire da essa. E poi perché la lettera? Se ci incontriamo, il mio girare per le parrocchie, celebrando l'Eucaristia, incontrando tanti di voi, eppure nella lettera c'è la possibilità, con più pacatezza, riflessione, di aprire il cuore e di confidare quanto vi è contenuto. Una lettera in questo tempo della pandemia che non vuole rispondere a tutti i quesiti, che non dà una soluzione per tutti i problemi. No, una lettera che vuole accompagnare questo cammino provando ad ascoltare la parola di Dio alla luce di quanto stiamo vivendo e riscoprendo la nostra necessità come credenti di non perdere la speranza. Quali atteggiamenti saranno necessari? Quale stile di vita dovremo assumere in questo tempo di capovolgimento radicale della storia, delle abitudini? Quali scelte fondamentali dovremo fare? La parola ci illumina, noi incerti, smarriti, ci lasciamo guidare. La lettera con la quale mi presento a ciascuno di voi, a tutto il popolo di Dio, ogni uomo e ogni donna di buona volontà, cerca di farsi eco di quanto il Signore, alla luce della storia della comunità cristiana, anche oggi sta dicendo a ciascuno di noi. Buona lettura allora e buon cammino, provandolo a fare insieme.